vogliamo semplicemente, con la bellezza della musica, rimarcare la bellezza di questo territorio. Abbiamo pensato di aggregare tante persone attraverso qualche canzone da suonare tutti insieme, senza un impianto voce, proprio senza inquinare niente, per dare questo, dare veramente forza e ancora maggiore bellezza a questo territorio. Oltre 100 i musicisti che si sono dati appuntamento qui a Cincelli per suonare assieme, ma soprattutto per lanciare un messaggio forte e chiaro: salviamo la Valle delle Piagge. Sarebbe una perdita enorme, non solo per noi che ci abitiamo, ma anche, lo dico sempre, non è nostro, non è una battaglia nostra, è una battaglia di tutti, perché la bellezza è di tutti. Insomma, è la terra dei miei genitori, è la terra dei miei nonni e voglio che sia la terra di mio figlio. Quindi, insomma, no alla cava sempre e comunque, e noi siamo qua a combattere con tante note. Una protesta in musica contro l'apertura di un'area estrattiva proprio nel bel mezzo della piana di Cincelli. È un posto meraviglioso, lo potete vedere, noi la chiamiamo la nostra piccola Val d'Orcia, piena di agriturismi, quindi ci lavorano circa più di 150 persone e praticamente hanno deciso di farci una cava, distruggendo tutto questo paradiso e mettendo in discussione tutta l'economia che attualmente è in questo posto. Qui abbiamo un'economia molto importante perché la clientela di questi agriturismi è una clientela preziosa, perché sono tutti inglesi, e tedeschi, soprattutto olandesi e francesi, quindi sarebbe un grosso, anche dal punto di vista economico, una botta grossissima, insomma, a questo ambiente. Nella vita si deve scegliere sempre, in politica lo dobbiamo fare attraverso leggi che facciamo, quindi io chiederò lo stralcio di questa, attraverso un emendamento chiederò lo stralcio della possibilità di definire quel territorio cava potenziale. A Cincelli, per sostenere la causa, molte band del territorio, ma anche tanti cittadini, aretini e non solo. Da dove arrivate? Dalla Svizzera. Chiasso. Conoscevate questo territorio? Ce l'hanno fatto conoscere loro, ci avevano mandato la petizione online da firmare e trovo che sia davvero uno scempio rovinare un posto paradisiaco come questo. Pensiamo di essere abbastanza idealisti per poter, diciamo, costruire un pezzettino di mondo che sia migliore di quello che certe situazioni vorrebbero creare, soprattutto pensando alle nuove generazioni. Questo ci sembra una risposta bella, piena di energia, di positività, è quello che vogliamo dire. Shoot up an animal.